Eminenza, sembra quasi che si voglia esorcizzare la morte attraverso anche la ricerca scientifica, cure costosissime, e poi però lei ha detto ci si abitua alla morte davanti a scene impressionanti e nefandezze, chiudiamo gli occhi. E è un po' la tentazione dell'uomo postmoderno, che da una parte giustamente si esalta per la tecnoscienza, per le sue grandi scoperte che già fanno intravedere tra 20, 30, 40 anni un sistema di cura, nel senso tecnico della parola, molto, molto, probabilmente molto efficace, no? Che cambierà moltissimo, come abbiamo visto negli ultimi dialoghi di Vita Buona, cambierà moltissimo l'esercizio della medicina. Questo può dare anche l'illusione che non solo si possa prolungare la vita, anche la qualità della vita, ma si possa addirittura puntare all'immortalità. Gli scienziati più seri non corrono questo rischio. Però è vero che c'è una certa ebbrezza e anche un po' una certa hubris, cioè un certo atteggiamento spavaldo di rivincita di fronte a Dio, no? E questo, quando succede in una società, conduce sempre a quell'atteggiamento con cui l'uomo primariamente si difende in ogni rapporto, che è la rimozione. Siamo passati da chi diceva, come Adorno, che in questa società si crepa e basta, che nessuno si accorge di quel che succede, al desiderio, al bisogno di vivere eternamente, e quindi escludere fin da ora la morte, abituarsi a tutto, non è soltanto nel DNA di ogni uomo, ma diventa un modo per esorcizzarla, per dire che in realtà non c'è, mi comporto come se non ci fosse. E quindi capita sempre, a un certo punto succede, ed è lì che deve nascere la domanda. Ma questa è una questione di relazioni, è una questione di rapporti tra di noi, e non solo tra, non sto parlando dei cristiani soltanto, tra uomini e donne, è una modalità di stare in relazione, ciò che ci consente di assumere la realtà integralmente, totalmente, e di assumerla anche in questa dimensione di prova estrema che è il passaggio all'altra vita. Eminenza, lei andrà alla sepoltura di Monsignor Padovese, questo grande martire. Sì. Ecco, si continua a morire per la fede, per la giustizia, lei l'ha detto con chiarezza. Così. Bisogna ricordare questo. Sì, bisogna far memoria, bisogna dire che molte persone sono attente a questo aspetto. Non dobbiamo assumere la psicologia del corvo, dire che tutto va male, va sempre male, in modo che poi arrivano i nostri che risolvono il problema. Non è così. C'è tanta gente, basta vedere l'affluenza dei cimiteri di questi giorni, tanta gente che si pone il problema a partire dall'unica esperienza che te lo fa porre, che è l'esperienza dell'amore. Se tu che hai un bisogno strutturale di essere definitivamente amato, nella tua vita hai avuto e hai qualcuno che ti ama, evidentemente questo continua a tener vivo in te la domanda delle domande: io chi sono, dove vengo, dove vado, cosa ci sarà dopo. E io penso che questo succeda a tutti, dopo, al di là delle risposte che uno dà, che sono legate alla libertà. Grazie a voi.